amici, bentornati al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con The Sims 4. Forse in questo episodio inizieremo ad arredare l'appartamento di Saturnino e Camilla, perché vorrei inaugurare la loro farmacia barra erboristeria, quindi con i soldi guadagnati il primo giorno inizieremo ad arredare. Quindi andiamo a vedere i risultati del sondaggio di ormai un mese fa, in cui dovevate scegliere l'ordine con cui poi arredare le stanze. Allora, al primo posto il colore blu. 1500, 1700. 1200 e no, direi sicuramente quello da 1700, quindi la cucina. Al secondo posto, 1075, 1747, sì, direi al secondo posto il salotto. Al terzo posto, quindi c'è sicuramente la camera matrimoniale, direi di sì. Al quarto posto lo studio, che quindi vedrò di dividere la camera matrimoniale in due parti per ricavare appunto lo studio. Ed infine, come sempre, il povero bagno. Quindi torniamo in gioco. Ed eccoci qua, ho già iniziato a svuotare l'appartamento. Ho lasciato soltanto il bagno così com'era e in camera abbiamo il letto e la scrivania. E poi ho preparato i pavimenti e le pareti. Mi piacerebbe seguire uno stile abbastanza classico, perché questo è un appartamento storico. Infatti qui abbiamo una targa in memoria di Walden White. Il padrone di casa ha una regola: la targa storica dedicata a un famoso ex inquilino non potrà mai essere rimossa né venduta. Quindi mi piacerebbe lasciare a questo appartamento uno stile appunto classico e antico. Poi, per quanto riguarda la nostra farmacia barra erboristeria, Saturnino ha già iniziato a preparare i rimedi erboristici. Al momento possiamo preparare soltanto la lozione lenitiva per la tristezza, perché abbiamo la bacca di sambuco e la lucciola, ma per tutti gli altri ci mancano gli ingredienti. Quindi andiamo avanti a preparare questo rimedio finché non finiamo proprio tutti gli ingredienti. Così. Vediamo se lei per caso aveva qualcosa nel suo inventario. No, come ingredienti non ha niente, però ha ancora la tenda, che direi di vendere. 336 simoleon non sono pochi. Magari quando torneremo al campeggio per raccogliere altri ingredienti la ricompreremo. E abbiamo ancora la foto scattata al campeggio, che direi di appendere. Ci aggiungiamo anche la cornice, quasi quasi la ingrandisco un pochino. Magari così. E basta. Lei non aveva altro nel suo inventario. Noi avremmo questi volendo da vendere. Ma sì, dai. Tanto non me ne faccio niente. Abbiamo già preparato 7 rimedi. E ho finito tutti gli ingredienti. Va bene, non importa. Compriamo le medicine. Ne ho già comprate alcune e le ho già portate al negozio, perché mi era venuto il dubbio che non si potessero vendere le medicine, invece si possono vendere tranquillamente. Ne prendiamo 10. Ok, grazie per l'ordine. Credo che lui abbia un po' di fame, infatti. C'è ancora qualche piccolo chiosco qua? Sì, ci sono i chioschi. Andiamo a mangiare qualcosa qui. Mangiamo uno di questi. Questo invece cosa vende? Compra prodotti agricoli. Però non c'è niente che mi sia utile, mi sa. Perché a me servirebbe tipo il basilico, il prezzemolo, la bacca di sambuco. Magari le more posso anche comprarle. Così, giusto per. E basta. Oh, ma queste cose sono piccanti. Intanto venite qua a sedervi. Ma non è che questo... No, non è il Festival delle Spezie. Forse era il Festival delle Spezie che sta finendo, perché sono tutte cose piccanti queste. Intanto socializziamo un pochino con Camilla, perché a causa del suo sibilo incontrollabile sta diminuendo l'amicizia. Forza. Speriamo di resettare al più presto i suoi poteri, così togliamo questo difetto. Vedete, è molto molto basso. Il romanticismo no, è al massimo, ma l'amicizia è calata tantissimo per colpa del sibilo incontrollabile da vampiro. Zomba cream.
Ricorda la vita mortale. E rallegriamo anche. Spettegoliamo. Ah, lui ha finito di mangiare? No, quasi. Salve! Bruciore speziato. Beh, sta finendo la sensazione di bruciore, per fortuna. Hai finito di mangiare? No, manca ancora un pochino. Dove sta andando? Forza, torniamo a casa adesso. Vedo che lui deve andare in bagno, allora andiamo subito. Eccoci qua. Usa. Invece lei sta abbastanza bene. Avresti bisogno di divertimento. Magari ci divertiamo un po' con Saturnino. Ah, aspettate che volevo controllare una cosa. Allora, lei dovrebbe andare al lavoro la mattina seguente. E anche lui. Ah, a proposito, dobbiamo aggiornare lo stato sui social. E allora aspettaci, Camilla, che prima facciamo questo. Aggiorniamo lo stato. Controlliamo anche quanti follower abbiamo. Magari condividiamo un'immagine e poi controlliamo. Quasi quasi, visto che entrambi tornano a casa alle 15, li faccio andare a lavoro. Seguiamo Camilla in ospedale, visto che è da tanto che non seguiamo la carriera di medico. E poi alle 15, quando tutti e due tornano a casa, apriamo l'erboristeria. Con un po' di fortuna e un tempismo perfetto, il tuo aggiornamento dello stato sui social ha intrigato il mondo. Saturnino ha guadagnato 25 followers, bene. E questo l'abbiamo completato. Tutto quel tempo sprecato dietro a un'immagine che tutti odiano. No, ma cosa? E abbiamo 130 followers. Va bene, forza. Andiamo a letto. No, però Lady Mimsy, ma cosa fa qua? Se ne dovrebbe andare, sa? Tra l'altro è anche furente. Ecco, brava, vada. Mi sa che dovremmo abituarci a convivere con i fantasmi. Dormiamo. Che succede? No! Che sta succedendo? No, mannaggia! No, no, fermi, fai qualcosa tu! A caso allucinazione, svegliati, salvalo! Salvalo! Oddio! No, no, non ce la facciamo, non si sveglia! Non si sveglia lei! No, mannaggia! No, siamo stati attaccati da un vampiro! Adesso qua è un problema perché senza il conte, sì, ci siamo liberati di lui, ma adesso ne abbiamo altri tre di vampiri! E mi sa che non sono tanto amichevoli! E lei non si sveglia! Secondo me ha fatto qualcosa, perché non riusciamo a svegliare Camilla, no! Saturnino! Povero! Se n'è andata anche Lady Mimsy. No, 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 lei non si sveglia. E adesso sì. Ah, mannaggia, deve aver fatto qualcosa il vampiro. Non posso fare nulla. Mi sa di no. Niente, lascia stare. Torna a dormire. E anche tu appena ti svegli dormi qua però. Ce la fai? Fissa di no. No, però ha recuperato bene. Non gli servirebbe neanche dormire. È un po' stanco, mi sa, per... Anzi, a disagio per il morso.
Si sarebbe anche già fatta mattina in realtà. Allora, fra un'ora dobbiamo andare al lavoro con Camilla. Magari mi mangio un frutto. Mangio un frutto, anzi due. Tu invece andavi al lavoro alle 9, va bene. Sei a posto? Sapete che un altro frutto mi sa che mi serve. Sì, decisamente meglio. Aspettiamo di andare a lavoro. Partecipiamo. E siamo tornati a lavorare in ospedale. Camilla si trova al lavoro. Ah, abbiamo 600 simoleon da pagare di bollette. Beh, non dovrebbero essere un problema. Comunque, iniziamo con esaminare le orecchie di un paziente, fare una ricerca online sui rapporti sanitari e prelevare un campione. Qui vedo che ci sono dei pazienti, quindi iniziamo. Esaminiamo gli occhi. No, non dovevo esaminare gli occhi, ma le orecchie. Vabbè, facciamo tutti e due. Abbiamo eseguito con successo l'esame. E anche questo con successo. Preleviamo un campione. Perfetto. Ah no, mannaggia, adesso devo esaminarle gli occhi, ma l'ho già fatto. Ah, peccato. Lo farò con un altro paziente. Intanto devo analizzare un campione. Analizza il campione. Niente. Analisi completa. Lo studio del campione di tessuto del paziente nell'analizzatore chimico è stato inconcludente, infatti. Allora, con quella paziente non posso più fare nulla. No! Mattia, ma cosa ci fai qua? Non posso esaminargli gli occhi perché mi sa che la malattia è già stata... sì, infatti, la malattia è già stata diagnosticata, quindi curiamolo. Dai la vaccinazione per l'influenza da lama! Ma come? Aspettate! Lui deve andare al lavoro. Vai. Tutto a posto? Sì! Paziente curato. Ottimo. C'è qualche altro paziente per caso? C'è questo qui, ma anche lui non posso esaminargli gli occhi. Aspetta. Ci sono un sacco di pazienti nuovi. C'è anche un bambino, povero. Mettiamo il paziente nel lettino. Saturnino si trova al lavoro, ottimo. Salute. Allora, vediamo di esaminargli gli occhi. Fra l'altro abbiamo curato Mattia. Sì, me lo conta come paziente curato. Allora, dobbiamo trasferire il caso del paziente. Mi serve un collega. Posso? Sì. Potrei curare anche lui. Dove è andato? Quello qua. Visto che la sua malattia è già stata diagnosticata. Anche lui influenza da lama. Poi andiamo a misurare la temperatura al bambino. C'è lo Smile at the Show stasera. Abbiamo eseguito un altro esame con successo. Dobbiamo prelevare un tampone e discutere dello stato generale di salute, va bene. Intanto prendiamo un tampone. E poi discutiamo. Devo analizzare il campione, va bene.
e poi trasferire di nuovo il caso del paziente. No! Perché? Povera, c'è Beatrice qui! Vediamo se riusciamo a curarla. Ok, analisi completata ma inconcludente. Mi dà qualche altro incarico? Esaminare le orecchie. Allora, facciamo così. Ammettiamo Beatrice e vediamo di curare lei, povera. Forza, vieni qua. Ma no. Oh, ma cosa? Ci siamo malati noi? Veramente? Allora, intanto, dove stai portando la bambina? Vediamo. Aspetta. Ma qui non si può. C'è la signora. Ci sarebbe questo libero. Anche questo, va bene. Allora, fermi tutti. Prima cosa, mi prendo una medicina. Aspetta, mi curo. Non possiamo curare i pazienti se siamo malati noi. E poi devo esaminarle le orecchie. Cominciamo ad avere fame, sì. Dove vai? Che c'è? Ma... Beatrice? Forza, su! Che devo curarti! Mi sembra che abbia un po' di mal di testa. Posso fare qualcos'altro? Sì, misuriamo la temperatura e poi prendiamo un tampone. Addirittura! Ha mal di testa e una febbre molto molto alta. Esaminiamo anche gli occhi. Devo trasferire di nuovo il caso, ma non posso capire che cos'ha. Proviamo anche a discutere del suo stato generale di salute. No, non abbiamo ancora diagnosticato la malattia. Andiamo. Ah, sta finendo anche il nostro giorno di lavoro. Allora, trasferiamo il caso intanto. E poi analizziamo il campione. Sì, lo so che sta per finire, ma non voglio prolungarlo. No, ma c'è anche Erika! Mi spiace, ma oggi non posso curarti io. Non sono riuscita a curare nemmeno la bambina. Anche se credo di non poterlo fare in ogni caso. Mi sembra che si sblocchi dopo un po' il fatto di poter diagnosticare le malattie. Ancora non abbiamo raggiunto quel livello di carriera per farlo. Poi, visto che ci siamo, magari facciamo delle ricerche. Quanto manca? 23 minuti. Bene, abbiamo raggiunto anche l'ultimo livello e abbiamo completato esatto l'incarico del giorno. Dovrei curare un paziente. Oh, fermi tutti! Saturnino ha ricevuto una promozione e posso scegliere un ramo. Allora abbiamo personalità di internet. Tutti possono diventare famosi su internet. Continua ad accrescere il tuo esercito di follower con scherzi e barzellette per raggiungere l'Olimpo delle stelle di internet. Invece con questo, pubbliche relazioni. Il posto fisso in una multinazionale non è sempre un male. Permette di conoscere da vicino le celebrità più in vista e pubblicare prodotti importanti. Convincere la gente a mettersi in mostra è una delle cose che ti riescono meglio. Non c'è nulla di così grande che non possa giocare a tuo favore. Mi interessa di più questo, sinceramente. Sì, facciamo pubbliche relazioni. E anche noi possiamo andare a casa. Allora, intanto vediamo come stanno. Mi hanno regalato qualcosa?
direttamente dai fan. Crea una rete di contatti con giornalisti e scrivi nel blog per i followers. Mi hanno aggiunto sì un sacco di interazioni. Ah, queste! Le lettere dei fan! Posta, posta e ancora posta, che incombro per la casa. Ma chi riesce a resistere agli adorabili disegni che ti vengono spediti, le fan art? Ma veramente? Ne abbiamo 4 addirittura! Una diversa dall'altra! Ok! Queste le metteremo poi nello studio, allora! Creeremo uno studio tutto per Saturnino con le lettere dei fan, non è bellissimo! Allora, aspettate, devo controllare, ecco, lei deve farsi una doccia e ha fame. Lui, anche lui ha fame. Posso cucinare niente qui? No, mi sa che senza il frigo non posso fare nulla, neanche un'insalata, mi sa di no. Scendiamo al chiosco? Sì, dai. Sono chiusi, no! Questo è chiuso, ah, mannaggia. Non è che magari si è preso una pausa e adesso torna? Sì! Infatti. E aspetta, 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 telefono? Ma... Lorenzo? Perché? Ma perché si devono vestire in modi così strani? Ma cosa succede? Ma no! Intanto andiamo a mangiare. Tu invece potresti mangiarti poi la sacca di plasma. Bevi. Ci mangiamo uno di questi. Tra l'altro c'è un piatto anche qui per terra. Che potrei mangiare... Ah no, se l'è mangiato lui. Ok, iniziamo già a stare meglio. Hai mangiato la sacca? Ah sì, l'ha mangiata, ma ha ancora un sacco di sete. Ci mangiamo allora i frutti. Sì, stiamo meglio e allora andiamo. Aspettate perché devo portare qui anche Saturnino. Allora, intanto, vediamo un po' qui cosa posso fare. Beh, qua abbiamo il rapporto finanziario. Qua abbiamo i dipendenti, ma secondo me possiamo cavarcela anche da soli. Le divise per i dipendenti, no, non le imposto perché mi sa che i miei sim non li conta come dipendenti, quindi no. Lasciamo 25? Sì, per il momento lasciamo 25. Volevo fare una cosa, c'è uno specchio? No, non ho comprato uno specchio. Aspettate che lo compro subito, ma devo trasferirmi un po' di fondi, magari 100. Allora, mi servirebbe uno specchio, magari questo. Lo mettiamo qui. Di questo colore. Modifichiamo il sim, perché volevo mettere sia Saturnino sia Camilla, magari tipo un camice da indossare soltanto quando sono al lavoro. Vedete che qua avevo già messo qualche boccetta di medicina. Adesso mettiamo anche tutte le altre e anche i rimedi erboristici. Per lui ho scelto questo colore. Invece vediamo per lei cosa posso impostarle. Sì, ci può star bene. Magari le cambio le scarpe. Mettiamo qualcosa magari di un po' più basso. Sì. Ok, gli abiti li abbiamo scelti, adesso dobbiamo esporre i nostri prodotti. Da questa parte quindi avremo la farmacia e direi di mettere subito anche tutte le altre boccette. Una, due e tre. Vediamo se mi sta la terza qui in mezzo. Sì. Una e due. Ho delle mensole anche qui. E basta, perché le ho finite. E poi qua sopra, aspettate che non riesco a mettere questa così. Dicevo, qua sopra ho messo questi che in realtà sono degli oggetti decorativi, però
potrebbero sembrare delle boccette di medicine, magari medicine no, però sembrano tipo dei detergenti viso, cose del genere che comunque si trovano sempre in una farmacia. E da questo lato invece andremo a mettere i rimedi erboristici. Ho messo anche le bustine del tè, che possiamo immaginare come delle tisane alle erbe che si vendono in tutte le erboristerie, e aggiungiamo poi i rimedi. Oh, vediamo, eccoli qua. Facciamo uno, due, se ce la faccio. Ah, aspettate, però forse sarebbe meglio prima metterli qua. Così. E non ne ho proprio tantissimi. E basta, li ho finiti. Adesso li impostiamo in vendita. Ah, quasi quasi farei una cosa. Intanto tu attivami i simboletti, perfetto. Metti in vendita. No, non prenderla! Ho sbagliato! Vieni qua, Saturnino. Che dite? Intanto apriamo? Sì, dai, quasi quasi, che così intanto... Ah, poverini, sono super a disagio! Ah, speriamo di farcela! Allora, abiti. Cambia abito. Mettiti questi. E apriamo. Tanto io vado avanti a postare le cose in vendita. No, non prendere la medicina. Magari non restiamo proprio tantissimo, perché sono già quasi le 6 della sera e lui è a disagio per via del morso, ancora 10 ore. Lei invece è a disagio perché ha fame in continuazione. Mi mangio ancora qualche frutto. Mangia, mangia e mangia. Stanno arrivando i primi clienti. Allora aspetta, disattivami questo. Non ho messo una radio, no. Non l'ho messa, mi sa. No, non c'è da nessuna parte. Trasferisco altri 100. Che non mi bastano. E questo lo potrei mettere qua in cima. Magari... tolgo queste mensole che tanto al momento non servono. Cosa potrebbe starci bene in una farmacia? Ascoltano, accendi. Classica? Forse semplicemente della musica d'ambiente. Radio ninne nanne, radio bambini, romantica. Mettiamo musica d'ambiente. Salve. Oh, bene, lei è interessata alle medicine. Andiamo a salutare i clienti. Se ce la faccio, vorrei dividere proprio il negozio in due. Oh, c'è Erika. Quindi se qualcuno è interessato all'erboristeria, se ne occupa Saturnino. E se qualcuno è interessato alle medicine, se ne occupa Camilla. Però se si puntano tutti sulle medicine è un problema, perché Camilla, poverina, non riesce a seguirli tutti insieme. Mi sa che mi farò dare una mano comunque da Saturnino. Erika è già convinta a comprare. Eh sì, vanno tutti sulle medicine. Quindi niente, devo per forza farmi dare una mano da Saturnino. Chiacchieriamo con lei? Però non si sente niente. Come mai? Non si sente assolutamente nulla. Non so come mai. Nessuno compra?
Forza, su. Vediamo se io gli dico. Chiacchiera qui. Vediamo se qualcuno. Non tutti, però. Volevo solo qualcuno. Andiamo a salutare loro. No, adesso tutti in erboristeria. No, effettivamente non è molto adatta questa musica a una farmacia. Vediamo invece il talk show com'è. Cambia stazione. Se è tipo una radio potrebbe starci bene. No, direi di no. Erano tipo i notiziari. Ah, lui mi sembra interessato. Salutiamolo. Oh, aspettate che queste sono andate di qua. Vai subito. Lascia stare loro. Perché così un pochino ce li siamo divisi. Lei mi sembra interessata. Negozio, rispondi. Chiediamo della fascia di prezzo. E discutiamo le preferenze. Ecco, brava Erika, vieni di qua. Sono curiosa di vedere a quanto vengono vendute le medicine e i rimedi erboristici, per vedere se effettivamente può essere un lavoro fruttuoso. Come ci siamo baciati? O meglio, ci siamo presentati con un bacio sulla guancia, ok? Ah, nessuno è interessato? Riproviamo con la signora. Secondo me fanno un po' fatica perché sono a disagio. No, infatti, non c'è molto che mi interessi qui, va bene. La signora mi sa che se ne va. Proviamo a concentrarci magari su un unico cliente? No, si sta abbassando. Riproviamo con lei. Lascialo stare. Aspettate che lui compra, bravissimo. Bravissimo, grazie, servilo subito. Ha fatto tutto da solo, che bravo. Vediamo un po' quanto guadagniamo. Guardate, Steve, incontrollabile, ha fatto una strage. Volevo vedere quanto guadagniamo con le medicine. Ah, l'altra signora compra. Vai, 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 vai. Lascia stare. Abbiamo guadagnato 62 simoleon. Veramente. No, dai, non potete dirmi 62 simoleon. Oh, le medicine mi sa che non sono un bello affare. O metto i prezzi altissimi. Adesso avevamo un ricarico del 25%. Proverò a mettere un ricarico del 100%, che è il massimo. Vediamo lei cosa mi compra. Ecco, questo costa già di più, 337. Bisogna vedere poi i rimedi erboristici quanto costano. Potete venire di qua? Vai qui. No, non mi seguono. Rispondiamo? Allora, forse Erika. Forse Erika ha voglia di comprare. Oh, vediamo. Poi ci sarebbe questa signora qui, che direi di salutarla subito. Oh, c'è Mattia! Mattia, compri? Hai voglia? Ah, la signora se n'è andata, va bene. Ma cosa fa? Le flessioni? Mi sa che mi conviene lasciare che facciano tutto da soli, perché ogni volta che parlo con i clienti si abbassa tantissimo la barra della vendita. E questo perché loro sono a disagio. Chiacchiera qui. Non riesco a convincerli. Lasciamo che si arrangino. Guardate! Infatti! Va bene, io non parlo più con i clienti, basta. Andiamo a servirla. Ha scoperto che Sadunino non è lì, va bene. C'è qualcuno che la sta servendo? No.
Andiamo avanti ancora, magari una mezz'oretta, poi chiudiamo perché loro cominciano ad essere veramente stanchi. Altri 62 simoleon. Sì, mi sa che non sono un grande affare le medicine. Vediamo se lui mi compra un rimedio erboristico. Niente, Mattia se ne va. Vediamo lui. Magari non ci parlo, lasciamo che si arrangi da solo. Ah, per lei ci sta già parlando. È fiducioso. Rispondiamo alle domande. Sì, è aumentato un pochino. Ah, discutiamo l'ora delle preferenze. Ah, no, mi sa che... Oh, aspetta. Medicina? Forse medicina. Oh, lui è tornato, aspetta! Aspetta che è tornato! Ma cosa fa? Ci spaventa, ma mi scusi, Sì, comunque un'altra medicina. Ah, dai, che forse mi compro un rimedio. Vai! Servilo. Aspetta, cosa mi compro? Un altro rimedio? Sono curiosissima di vedere quanto costano. Facciamo queste due vendite e poi chiudiamo. No! 16 si vogliono, ma state scherzando? Così poco? No, mi sa che qua non faremo grandi affari. Comunque, chiudiamo. Chiudi. No, abbiamo fatto 6 vendite e abbiamo guadagnato 555 simoleon. Con praticamente le stesse vendite al negozio di Erika avevamo guadagnato tipo 2000 simoleon. Quindi effettivamente medicine e rimedi erboristici non ci fanno guadagnare granché. Secondo me mi conviene fare un'altra cosa. Intanto spendiamo questo. Lasciamo magari, non so, 3 scaffali per rimedi erboristici e 3 scaffali per le medicine e poi tutto il resto lo riempio con queste cose che sono cose alla fine decorative, però possono avere la vaga sembianza di medicina o comunque boccette di detergenti o cose del genere e vendiamo soprattutto quelli perché con questi si guadagna molto di più. Comunque, andiamo a casa. Poi un'altra cosa che mi piacerebbe fare, e penso si possa, aspettate che do un'occhiata se si può effettivamente. Sì, potrei crearmi qui all'erboristeria un piccolo orticello, visto che adesso viviamo in un appartamento, quindi non abbiamo un giardino. Tutte queste piante le posso piantare qui, in modo da avere un orticello direttamente qui nell'erboristeria. Magari potrei anche creare una zona con un fornello dove creare i rimedi erboristici. Quando ci servono li possiamo ricreare direttamente da qui. Forza, andate subito a dormire. Allora, dormi. E tu invece avresti fame? Allora aspettate che compro qualche sacca di plasma. Solo che non ci sono. Aspetta, forse ho sbagliato. Internet. No. Non ci sono. Segreti vampireschi. Eccole qua. Acconito. Plasma. No. Questo. Facciamo 4. Se io faccio 10, quanto mi costano? 500. No. 500 è troppo. Facciamo 3. Anche perché dobbiamo pagare 600 simoleon di bollette. Forza, vai a dormire che ti rilassi un po'. Nel frattempo, finché loro dormono, io inizio a sistemare la cucina. Allora, vediamo un po'. Iniziamo con i mobili. Superfici. Qualcosa di classico, tipo questo.
ci potrebbe stare. Questo no. Facciamo questo, dai. Un po' più in qua. Così. Poi facciamo... Aspetta che devo impostare i banconi automatici, che così mi formano l'angolo. Poi volevo mettere uno di questi. E però mi servono sempre i banconi automatici. Che non mi mette, e allora li metto io. Uno qua. E uno qua. Ci può star bene questo colore, sì? Un po' più scuro. Forse è meglio questo. Che sarebbe, credo, questo. No. Lasciamo questo per il momento. Poi, visto che non so se la sala da pranzo, magari metterla nel salotto, per il momento mettiamo i banconi, che così risolviamo il problema. Allora, ne mettiamo uno qua. Anzi, qua. Così. Questo lo spostiamo un po' più avanti e qui ci mettiamo il frigo. Allora, per il frigo mi piacerebbe mettere quello, eccolo qua, questo. Che è un po' in stile antico, quello che vorrei fare io. E anche qua eliminiamo uno di questi e mettiamo i fornelli. Però questi costano troppo. Dai, per il momento lascio questi, non sono bellissimi da vedere, però sto già finendo tutti i soldi. Poi mi servono delle sedie. Potremmo mettere queste. O anche queste. Queste non sono male. Proviamo queste. Non ci stanno... Sì, dai, un pochino ci stanno. Non so se riesco a mettere però delle tende. Forse... No, queste no. Queste no. O metto questa. Questa no. Questa no. No, secondo me questa qui ci stava bene. Però per il colore ho qualche dubbio. No, infatti, non è che questo colore mi piace proprio tantissimo. Via, non mi va. Mettiamo questa. Forse la migliore è questa qui. Sì, mi sa proprio di sì. Magari facciamo in questo modo. Le potrei mettere... Ah, le potrei mettere così. O anche a mezza altezza. Forse. No, non ci sta. Non ci sta, non ci sta. Sì, ci sta. Proviamo. Poi rimettiamo il piatto che avevo tolto e lo metto qui. Vediamo se mi sono rimasti i soldi per qualcos'altro. Potrei mettere un lavandino qui di fianco. Mi sarebbe piaciuto mettere anche qualcuna di queste. Tipo così. Però adesso sì che sono senza soldi. A parte che forse... vediamo. Alla farmacia ho lasciato 700 simoleon, quindi me li prendo subito. Ah, però comunque non ho più soldi? No, sì che ce li ho. Me li dà ancora in rosso, come mai? Comunque facciamo così. E facciamo così. Sì. Un tappeto poi mi serve. Andiamo sulle decorazioni. E vediamo un po' che tappettino mettere, sempre in stile un po' classico. Allora, no, ce n'era uno piccolino, piccolino, tipo questo. Sì, questo può starci. Questo è troppo grande, no. Allora, mettiamo questo. Vediamo un po' di che colore. Mmm...
Proviamo così. Ah, il suo pandan. No, non è questo. Non è nemmeno questo. Questo. Uno qui. E uno qui. Altre cose che possiamo mettere in cucina. Vediamo. Ah, un microonde. Il microonde in realtà non lo uso tanto spesso. Piuttosto mi compro una macchina del caffè. Che potrei mettere qua così. È una macchina del caffè, sì, è una macchina del caffè. Ah, aspettate, un cestino. Questo lo compro. Ci sarebbe il barilotto che sicuramente ha uno stile antico, ma magari no. Questo lo metto qua. Magari gli cambio il colore, facciamo grigio. E lo mettiamo qua così. Qualcosa di decorativo. Visto che abbiamo ancora qualche soldino da spendere. Potrei mettere uno di questi. Questo. Come si chiama? Il portapane. Che metterei. Anzi, il piatto lo metto qua. Il portapane lo metto qua. Di questo colore. Basta? Magari della frutta, che però qua è troppo ingombrante. Questo è troppo grande, assolutamente no. No, non ho più soldi. Sì, queste cose sono troppo care. Va bene. Secondo me, come inizio per la cucina, non è niente male. Questa non mi convince, forse è meglio qua. Facciamo nera. Sì, che così anche in pandan con il portamestoli. Questo lo metto un po' più vicino al lavandino. Direi che non mi spiace per niente questa cucina. Sì. Oh, ma come? Andiamo già a lavorare fra un'ora? Ah, sono già le 6 del mattino. Abbiamo già dormito così tanto? E lui invece è un po' a disagio, quindi devo occuparmi dei suoi bisogni. Comunque, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Abbiamo dato il via alla nostra farmacia, ma abbiamo visto che dobbiamo un attimo riorganizzare gli articoli da vendere, perché con i rimedi erboristici e le medicine non si guadagna proprio tantissimo. Quindi vedremo di trovare dei prodotti da vendere a un prezzo più caro. Comunque, direi che possiamo fermarci qua. Lasciate un bel commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!